che bollette! Giada, penso che abbia la febbre! Giada sta male! Grazie! Non lo sto vomitando, vieni! Eccomi! Oh, ma cosa sta succedendo? Allora... Ok, amicetti, c'è lo sciopero dei mezzi e noi siamo a casa di Salvo e Giorgio ed è già da qualche giorno e penso che a Salvo questa cosa non faccia così piacere, quindi sto cercando un treno per andarcene. Oh, ho trovato due posti, lo prenoto subito, ok? Ed è nostro! Oh, ora vado ad avvertire Salvo, sarà contentissimo! Eccomi, eccomi! Salvo! Nadia, dimmi! Oh, una notizia fantastica! Ho trovato il treno! Erano gli ultimi tre posti, noi ne avevamo bisogno due e li ho prenotati tutti e tre per sicurezza! Di già, Nadia, era solo quattro giorni che stavate qui a casa nostra. Un giorno in più potevate stare, però se l'hai già comprate, va bene. Quando è che ti devo accompagnare? Tra un'ora e mezza ce ne andiamo, sei contento? Un'ora e mezzo? Sì, sono contentissimo! Sì! Ma che stanno combinando quei due? Perché urlano? Appunto. Andiamo a controllare? Sì. Ok? Staranno dicendo. E infatti andiamo a vedere. Ok, allora il treno è tra circa un'ora e mezza. Ok. Io per prima cosa faccio le valigie e poi lo dirò a Giada perché... Immagino già la tragedia! Di Giada, e perché di Giorgio che vogliono stare sempre insieme? Speriamo bene, vabbè, comunque partire dobbiamo partire, no? Per forza, ecco, sì, perché già sono quattro giorni che state qua, Quasi quasi vado a fare le valigie. Oh no, Giada, dovete ripartire, andiamo in cameretta. No, Giorgio, devo ripartire, era così bello giocare con te e condividere la stanza. È vero, mi dispiace tantissimo. Però dobbiamo inventarci un piano per farti rimanere qui. Potremmo nasconderci. Ma è troppo banale, ci troverebbero subito. Potremmo scappare. Ma Giada, se scappiamo fuori fa freddo. Ci prenderemo la febbre e poi... Perché scappare se vogliamo rimanere qui? La febbre? Mi è venuta un'idea. Forse ho capito. Su, andiamo a prepararci. Inizia il nostro piano malefico. Sì. Allora, innanzitutto ci serve l'ombretto, sì, dovrebbe essere blush, ma io uso l'ombretto. E poi il pennellino. Sì. Così. E... Ok, sì, qui mi sa che è un po' esagerato, quindi prendo un secondo questo. E così. Così sembrerà che ha la febbre altissima. Ma mia mamma se ne accorgerà subito, c'ho la faccia fredda. Idea. E se ti forassi la faccia così diventa più calda? Sì, bella idea. Come si accende? Sì, questo è un... Credo che può bastare. Ok, allora prepariamo Nadia! Nadia! Cosa c'è, Giorgia? Giorgia sta male! Ma come sta male? Ho prenotato il treno! Stavo per fare le valigie! Non ho neanche iniziato! Vabbè, ma dov'è? Sta male, in bagno! Dove? Giorgia sta male! Oh no! Amicetti, ma com'è possibile, Giada? Ma guardati! Sei viola in faccia! E fammi sentire... Ma è anche bollente! Ok, ora vado giù da Salvo e gli chiedo il termometro! Aspetta! Sì, vado! Salvo! Salvo! Salvo, dove sei? Eccoti! Scusa, senti, una cosa importante da chiederti! Avete un termometro? Giada, penso che abbia la febbre! Il termometro? Ma chi è che sta male? Ma come termometro? Giada sta male. E questo vuol dire che non possono partire. Sì, te lo vado a prendere subito.
Nadia, trova. Ok, tieni Nadia, vuoi che ti prepara anche una tachipirina? Anche due? Sì, grazie, la tachipirina, ok, io intanto salgo. Ragazzi, avete capito? Cioè, la Giadina sta male e quindi questo vuol dire che loro devono stare ancora qualche giorno qui a casa nostra. Ma come si fa? Ma come si fa? Giada, che bello, mi sa che rimarrai qualche altro giorno, che bello, così saltiamo anche la scuola. Sì. Ragazzi, ragazzi, sto arrivando, eccomi qua. Amore, come stai? Non mi spaventa, mamma. Sì, no, no, bisogna assolutamente provare la febbre. Metti, metti, forza, dai, sotto. Ma atletico. Devi provarla per forza, forza, stai così. Oh, mamma mia, come sei rossa. Oh, mi certi. Dai, mamma, vai, tanto... Dove vado? Ho sete. Hai sete, amore? Va bene, allora, senti, tienilo bene. Tu controlla che lo tenga bene il termometro, ok, Giorgia? Ok, io vado giù a prenderti l'acqua, frizzante, ovviamente. Vado, vado. Ok, adesso dovremo metterlo nella lampada calda. È vero, vai, stacca. Ok, vabbè, perfetta, ce l'hai a 39. È tantissimo. Esatto. Era di là. Se no, già, se no, Nadia non ci credo. Giada, ecco l'acqua. Ecco l'acqua, amore. Come va? Ma sei coperta? No, scoperta. Con la febbre è meglio coperta o scoperta? Non mi ricordo mai. Dai, bevi. Qui, termometro. Ragazzi, ma è a 39! Ma Giorgia, tu non ce l'hai, vero? No. Oh no, tu no, sei bella fresca. Oh no, e adesso che glielo dici, a salvo? Tachipirina, arrivo. La tachipirina, no. Infatti, ci dobbiamo inventare qualcos'altro ancora più peggio. Allora... L'hai preparata? Ecco, ecco, allora io direi di prenderne anche due, così magari gli passa subito e potete andare a prendere il treno, che dici? Sì, vero? Dici? Almeno possiamo ripartire tranquilli con la tachipirina. Le si abbassa la febbre, facciamo un paio d'ore di viaggio e a casa la curerò. Ok, sì, vado subito a dargliela. Data la tachipirina. Forse ce l'abbiamo fatta. Giada, come stai? Mamma, sono vomitato. Come hai vomitato? Oh no, dai, amore, vieni. Vieni con la mamma, ti porto a letto. No, ragazzi, mi sa che non possiamo partire. Che faccio? Porto una bambina vomitevole. Vabbè, avete capito. Il treno, andiamo a letto. Salvo, salvo. Ecco, ci risiamo. Cosa c'è, Nadia? Non è che avresti del vomito da darmi subito! Vomito? Sì, c'è... Vomito? E che cosa vuol dire vomito? No, ma che vomito? Non hai capito? Cioè, sì, ho sbagliato. Sì, qualcosa per il vomito. Già da vomitato. Questo mi fa capire che questo non partiranno mai da casa nostra. Sì, Nadia, vado a prenderti qualcosa. No, mia mamma continua a insistere. Infatti ora arrivo con la medicina antivomito. Cosa facciamo? Non lo so, io non la mangio. Proprio non si vuole arrendere. No. Cioè vuole in tutti i modi andare via. Ok, amicetti, sono arrivata già là. Qui ci sono le tue pastigliette e l'acqua. Dai, forza, prendile. Non mi interessa, sono da prendere. Ok, bravissima, vado a prendere il termometro. Termometro preso. Giada, mamma, è finita l'acqua del bicchiere, me la puoi andare a prendere? Eccola l'acqua, l'ho portata apposta. Ma volevo anche dello zucchero. Eccolo qua, zucchero portato. Ma dove cavolo ce l'aveva tutta questa roba nascosta? E allora un limone e una mela? Limone e mela, c'è tutto. Vabbè, ci arrendiamo. Almeno è buona.
Ok, Giada, vediamo se hai la febbre. Come pensavo? Ti è passata, amore? Però mi viene ancora da vomitare. Ok, andiamo in bagno insieme. Vengo con te. No, non resta qui, resta qui, no, resta qui. No, ma che resto qui? Voglio andare a migliorare la situazione. Vediamo spacciata se non rimarrà mai qua, Giada. Ok, ok, Giada. Entrate anch'io. Sì, salvo! Giada sta molto meglio, non ha più la febbre e non ha neanche più vomitato. Guarda, le è tornato l'appetito. Ora possiamo partire. Sei contento? Giada, quindi te ne devi andare. Bisogna, dopo 4 giorni. No, no, senti, lei resta qui. Eh beh, sì, dopo 4 giorni era ora, no? Ok, ragazzi, credo che sia giunto il momento di andarcene. Dai, forza, ragazzi, Giada, vieni subito qui. No, non voglio andare. Non voglio andare, oddio, mi giro la testa. Salvo, grazie. E noi prendiamo un taxi, perché sennò queste due chi le separa? Muoviti, dai, forza, fuori dalla porta. Andiamo. Ciao, Salvo, è stato bellissimo. Giada? Sono contento che sono andati via, però c'era Nadia che aveva la faccia un po' bianca, era pallida. Non è che non stava tanto bene? Dai, forza! Giada, basta! Oddio, mi gira la testa! No, mi sento più pallida! Dai, Giada, dobbiamo andare, io... Dobbiamo andare via, perché... Aspetta! 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 Rimaniamo qua, Giorgio! Ma come? Ma come rimaniamo? Amicetti, al prossimo video!